spiegiamoci perché l'Italia è sotto attacco. Perché secondo voi? Veramente questa è una domanda che dobbiamo farci, perché l'unico paese, ora c'è stata una giornalista, non faccio nomi, ma ha avuto l'ardire di andare in televisione e dire che per una volta gli italiani dovrebbero essere orgogliosi, perché è vero, siamo l'unico paese che ha questa misura così pesante, aggressiva, ma dovremmo essere orgogliosi perché siamo i primi. Una vergogna. Schifosa. Bene, perché l'Italia? Perché il nostro paese è l'unico paese che sta resistendo a tutto questo. Fantastico. Pensateci bene. Siamo il paese non solo dagli 8.000 comuni, tanti borghi, tanta diversità, il Made in Italy che è una ricchezza, che ci guardano e che vorrebbero comprarsi, cinesi, tedeschi, tutti, perché solo noi ce l'abbiamo, ma siamo il paese, l'unico, delle piccole e medie imprese, degli artigiani, dei piccoli imprenditori, e ce lo hanno detto. Non servono più, nell'ottica di questo modello, bisogna farli sparire, distruggere. È per questo che noi anche siamo sotto attacco, è perché è un popolo che resiste. Allora, abbiamo dimostrato altre due volte di essere un popolo grande, ma grandissimo, durante l'Impero Romano e nel Rinascimento, vero? Sì. Siamo stati grandi nel mondo. Io non ho dubbi che noi per la terza volta dimostreremo di essere grandi, perché lì dove c'è più buio, e questo non ce lo dimentichiamo mai, il Medioevo aveva già in sé i semi di un rinascimento, è già in corso anche ora una rivoluzione straordinaria, silenziosa, di un cambiamento incredibile. E l'Italia, io sono sicura che magari per la terza volta potremo parlare di un nuovo rinascimento, solo che dobbiamo, e vengo veramente alla conclusione, ci tocca resistere, fare la nostra resistenza. In questo momento noi abbiamo lasciato Piazza Dante, vero? Dante, gli ignavi sono coloro che dicono che tanto mai nulla cambierà, che tanto ci pensa qualcun altro, quelli che non prendono mai alcuna posizione. Sì. Ecco, gli ignavi non sono degni neanche di stare nell'inferno. Allora noi, per fare questa resistenza, e dobbiamo anche un po' soffrire, forse tanto, perché bisogna resistere costi quel che costi. E quando dico costi quel che costi, significa che la resistenza sarà dura, è dura. Ma quando un animale perde la sua pelle, quando un animale perde la muta, soffre i cambiamenti. I cambiamenti sono così, bisogna attraversare il dolore e anche come popolo tutto, affinché noi veramente possiamo fare un salto anche della coscienza collettiva. Dobbiamo attraversare questo momento buio, ma come dicevo prima, lì dove c'è più buio c'è anche una maggiore potenza della luce. E quindi noi siamo esattamente in questo momento. Allora la resistenza, costi questo quel che costi, significa che se una persona anche deve perdere il lavoro, perché no? La comunità si attiva per aiutare questa persona. Bisogna con i fatti dimostrare la resistenza. Cari amici, resistete, resistiamo, portando nel nostro cuore queste parole che sono magiche, il coraggio, la fede e la compassione. E vi lascio
Sono tre parole veramente magiche. Queste persone sanno come funziona il nostro pensiero, sanno come funziona la propaganda di massa. E allora noi che abbiamo iniziato a capire tante cose sappiamo che non ci lasceremo travolgere dallo sconforto del tanto mai nulla sarà possibile o tanto mai riusciremo a cambiare le cose, perché noi non molliamo mai, mai, costi quel che costi.